Caso Laura Ziviani. A quanto ammonta l'eredità? Si continua a parlare dell'omicidio di Laura Ziviani, la vigilessa probabilmente assassinata dalle figlie e dal fidanzato di una di loro. Il movente sarebbe da ricercare nella cospicua eredità che la donna avrebbe lasciato alle sue due figlie e alle quali loro sarebbero state interessate. Dopo essere state indagate Silvia e Paola, rispettivamente di 27 e 19 anni, insieme al fidanzato della maggiore, Mirto, sono state anche arrestate. L'accusa è quella di aver assassinato Laura Ziviani allo scopo di sottrarle la sua eredità. Al momento le due sorelle si trovano in carcere insieme a Verzano, mentre Mirto Milani è in isolamento nel carcere di Canton Mombello. Secondo quanto è stato ricostruito, anche se al momento il trio criminale, come è stato chiamato dagli inquirenti, si avvale della facoltà di non rispondere, la Ziviani sarebbe stata dapprima sedata con un ipnotico ansiolitico e successivamente soffocata, forse con un cuscino. L'unico movente possibile è proprio quello economico, legato all'eredità, come d'altronde si intuisce dalle intercettazioni nelle quali i tre parlavano di come gestire il bed and breakfast di proprietà della vigilessa. Effettivamente non sembrano esserci altri possibili moventi dietro l'omicidio. L'eredità della Ziviani, secondo quanto ricostruito, era veramente significativa. La vigilessa infatti possedeva immobili per un totale di 3 milioni o 3 milioni e mezzo di euro. Si trattava di 15 proprietà immobiliari e 7 terreni sparpagliati tra i comuni di Brescia, Concesio, Temù e Malonno. Questi ultimi erano anche stati ereditati da Laura dopo la morte del marito e anche le figlie ne possedevano alcune quote. Il discorso era però differente per quanto riguarda un locale commerciale e un magazzino di 34 metri quadrati. Queste proprietà appartenevano unicamente alla Ziviani e le figlie non ne detenevano neanche una minima parte. Questo quindi avrebbe portato all'omicidio della donna. Al momento in ogni caso Silvia, Paola e Mirto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le due sorelle però hanno proclamato in più occasioni la loro innocenza. Anche al momento dell'arresto Silvia e Paola avrebbero dichiarato di non avere nessun legame con la morte della madre. Inoltre avrebbero spiegato di non aver voluto dare il cellulare agli inquirenti, dove poi sono emerse ricerche sulle benzodiazepine e sugli omicidi, semplicemente perché all'interno erano racchiuse informazioni private. Le due facevano riferimento alle prove della relazione che entrambi avevano con lo stesso ragazzo, appunto Mirto, che viene considerato uno dei complici più vicini alle sorelle. La procura di Brescia sta valutando di interrogare nuovamente le due fra qualche giorno, anche se difficilmente si potrà ottenere qualcosa da loro. Da Silvia e Paola è arrivata anche una lettera, letta Mattino 5, nella quale fanno sapere di essere vittime di un errore della giustizia e che in assenza della loro madre la famiglia è crollata. Intanto si continua a indagare anche su un'altra lettera, ossia quella pervenuta da parte di una persona anonima. Quest'ultima ha dichiarato di aver visto il corpo della Ziviani trasportata da un uomo misterioso, probabilmente il vicino di casa. Al momento non sembra che siano in corso indagini sul conto dell'uomo e deve essere ancora verificata la veridicità della lettera. In ogni caso potrebbe trattarsi di una nuova prospettiva da prendere in considerazione, dato che gli inquirenti hanno sempre fatto sapere che potessero esserci nuovi indagati. Sicuramente potrebbero esserci delle novità importanti a breve. Voi che cosa ne pensate? State seguendo il caso e vi siete fatti un'idea? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!